Il Lecce continua a vincere ed a conquistare posizioni in classifica. Dopo il successo sul Catania ha sconfitto anche il Pescara in un incontro senz'altro interessante dal punto di vista qualitativo. Al 13° su cross in prota, Maragliulo al volo ha costretto il portiere del Pescara, Piagnerelli, ad un difficile intervento in due tempi. Quindi, due minuti dopo, il Lecce è passato in vantaggio al termine di questa azione confusa iniziata da Improta e conclusa da Magistrelli, che ha segnato a porta vuota. Il Pescara ha reagito, ma Silva, contrastato con puntualità dallo Russo, in ben poche circostanze si è messo in evidenza. Nella ripresa, dopo 10 minuti, il gol che ha sancito il risultato finale è stato Magistrelli a calciare dal limite. La palla probabilmente è stata deviata da Trevisanello. Inutile il tentativo di rimonta del Pescara, che al 12° ha sprecato questa occasione con Pellegrini, e dal 43° si è visto deviare in angolo da De Luca questo colpo di testa di Taddei.